Non parli con me, ok, perfetto. Con te no. Con me non ci parli. Però agli italiani facciamo un servizio sul signoraggio bancario? Come si stampa la moneta? Chi sono gli azionisti della Banca d'Italia? Lo diciamo agli italiani? Come potete intuire, io non mollo ed è per questo che sono ritornato qui in Milano per andare a trovare le Iene davanti agli studi di Mediaset. Ci siamo accorti tutti che ultimamente fanno soltanto servizi di merda ed è per questo che ho deciso di andarli a trovare con questo microfono. Giulio Golia pare che abbia mistificato il servizio in bagheria e sul web ci sono le prove. Nina Palmieri fa solo servizi in stile Barbara D'Urso e mi fermo qua. E poi c'è Nicolò De Vitis. E chi è? Insomma, nessuna iena fa inchiesta vera. E chi ci parlerà di quello che stiamo vivendo e della crisi che ci sta circondando? I trattati europei, il TTIP, il MES, il Fiscal Compact, il gruppo Bilderberg. Insomma, pare che la vera inchiesta è quella che circola sul web. Il video che vedrete è lasciato integrale, senza tagli, per farvi vedere ciò che è accaduto. Guardiamolo insieme. Dai, vieni. TTIP. Dai, lo faremo, dai. Un servizio su questi argomenti lo farai? Sì, boh. Allora, guarda, non è... Lui ha il telefono. Ma noi non abbiamo fretta, voglio dire. Ci darà sicuramente una risposta, anche perché ci sta anche ascoltando, quindi... Noi abbiamo portato il microfono adeguato. Semplice, con te non parlo. Con me non parli? Ma con gli italiani sì, però. Signoraggio bancario, sì. MES, Fiscal Compact, TTIP, trattati europei. Ne vogliamo parlare? Tutto questo? No? Non è possibile? Non fare l'inchiesta. Io già li ho fatte le inchieste. Dovete farlo voi che fate i servizi di inchiesta, è vero? Non fate i servizi di inchiesta? Giulio Golia, cioè uno dei grandi delle Iene. E non riusciamo a parlare. Eh sì, non riusciamo a parlare. Quando fai la iena alle iene, vediamo che cosa succede. Diciamo che ci stiamo comportando così come loro fanno con gli altri. La lira. Posso avere un caffè per piacere? Vuoi il caffè? Volete il caffè? E niente, noi sovranità monetaria, ecco, la lira quando eravamo. Scusami. Non io te l'ho detto già, non no, parlo con te. Non no... parli con me, perché parenti ti hanno negato, cioè ti ha dato. Perché parlo con le persone corrette e tu non lo sei. Non lo sono corretto? È la sovranità monetaria. Cosa vuol dire non sono corretto? Scusa. Non sei un servo di parenti forse. Ah, ecco, ecco. Sovranità monetaria. No, signoraggio, loro non signoraggio ne parlano. Bancario. Non ne parlano, figurati. Cioè, chiama Davide adesso. Non andare in affanno, tranquillo. Bagheria poi com'è andata? Com'è finita Bagheria? Allora. Simo, ti richiamo. Cioè, chiama Davide, dai. Che conosci il signoraggio bancario? Mi hai sentito parlare del signoraggio bancario, MES, fiscal... Come? Le Iene non ne parlano? Le Iene non ne parlano di questo? Il Bilderberg, il gruppo Bilderberg. Non le sa... Chi sono le Iene? Se ne parlate voi, perché non lo parlo a me. Voi fate TV, Ah no, Zelig fanno. Fate inchiesta, giusto? Zelig. Fate inchiesta. Non c'è alcuna querela. Anzi, io aspetto una vostra querela per essere smentito su quello che dico e su quello che faccio. Anzi, all'inizio non andavi in giro. Sì, e lei lo può provare, a me non mi pare che ci sia questo tipo di discorso qui, anche perché non mai sarà detto ciò. Comunque non parlo con me. Non parli con me, ok, perfetto. Con te no. Con me non ci parli. Però agli italiani facciamo un servizio sul signoraggio bancario? Come si stampa la moneta? Chi sono gli azionisti della Banca d'Italia? Lo diciamo agli italiani? Facciamo, Giulio Golia, tu sei un grande delle Iene, eh? Vero, ho portato il microfono adatto, guarda. Per le cagate che fanno? L'ho portato appunto per intervistare voi. Usalo. Ci spiegate chi sono gli azionisti della Banca d'Italia, gentilmente? Il signoraggio bancario, ce lo spiegate? Il MES, meccanismo europeo di stabilità, è un trattato europeo. C'è scritto, lo leggiamo insieme e ne parliamo agli italiani. Del fai MES, del fiscal compact. Che sei bravo. Noi l'abbiamo già sei fatto, bravissimo. Aspettiamo voi che fate TV. No, ma tu la fai, c'è una telecamera. Dai, la macchina dietro. Smetto taxi. Dai, proviamo a fare questo servizio, Giulio, dai. Sei più bravo di me. No, sicuramente non sono più bravo. Tu fai TV, io no, ecco perché c'è un motivo forse, anche su questo.
voglio dire. Se poi vuoi fare un servizio sul signoraggio e spiegare agli italiani che cosa... Fallo. Chi sono gli azionisti Fallo. Della Banca d'Italia. Ciao Giulio! Ecco, questa è stata la risposta di Giulio Golia. Mess, Bilderberg, signoraggio bancario e tanto altro ancora. Come avete visto, con me non ha voluto parlare. Forse perché è censurato dal boss delle Iene, Davide Parenti. E siccome non riesce a concedermi delle interviste, ho pensato di raggiungerlo direttamente a casa e suonare al suo citofono. Sono davanti alla casa del boss delle Iene, Davide Parenti. Ecco, adesso proveremo a suonare e a chiedergli un po' di spiegazioni in merito. Davide, buongiorno, sono Alessandro Carluccio. Posso farti una domanda, soltanto una domanda? No, mi hai aperto il portone. Che faccio, vado via? No, volevo soltanto dirti, perché non fate un servizio sul signoraggio, la moneta sovrana? Magari a spiegare chi sono gli azionisti della Banca d'Italia. Potresti dire direttamente alla tua fidanzata, Nina Palmieri. La Iena, Nina Palmieri. Per chi non sapesse chi è Nina Palmieri, è la fidanzata di Davide Parenti. Forse per questo non fai servizi tosti. Pure a Nicolò De Vittis, il figlio del tuo medico. Sì, capisco che la salute va prima di tutto, però dai. E invece Nicolò De Vittis, chi è? È il figlio del medico di Davide. E si sa, la salute viene prima di tutto. Spieghiamo agli italiani anche i trattati truffa, il Bilderberg, il signoraggio. Dai, puoi farlo, no? Ecco, questo è... diciamo la reazione, sono dentro l'atrio di Davide Parenti. E quindi, tra tutti questi parenti, chi farà i servizi veri? Eccolo lì. Ok, ciao Davide, vado via. L'ho già detto a Giulio Golia, l'ho detto anche a Viviani. Se vuoi fare qualche servizio in merito, a me farebbe piacere. Ripeto, puoi consigliarlo a Nina o a Nicolò De Vittis. Una la tua fidanzata, l'altro il figlio del tuo medico. Ma anche le altre Iene sono brave, eh? Voglio dire, l'importante è trattare dell'argomento. Ciao, buon lavoro. Io in passato ed ancora oggi di questi argomenti ne parlo, ma è una cosa la TV e una cosa il web. Io consiglio di informarvi e a Davide Parenti do un messaggio. I servizi smielati lasciali a Barbara D'Urso. Voi siete le Iene, ricordatelo.